Oggi voglio immergervi in un'esperienza davvero, davvero speciale. Lo short animato celebrativo per il 25esimo anniversario di One Piece è una cosa clamorosa e ve lo dice uno che tendenzialmente dell'anime non gliene frega niente, ma questo special dovete assolutamente recuperarvelo. Non si tratta di un semplice prodotto commemorativo, ma di un vero e proprio capolavoro che ha toccato quelle che sono le corde più profonde del mio cuoricino. Davvero, io ammetto di essermi commosso come un bambino, un'emozione che non provavo da tantissimo tempo per quanto riguarda One Piece nello specifico. In soli 25 minuti, questo corto ti fa sentire parte di qualcosa di immenso. Davvero, vi invito caldamente a recuperarlo e poi a tornare qui per discuterne insieme nel dettaglio, perché ora mi appresterò a svelarvi anche alcuni dettaglietti che potrebbero chiaramente rovinare la sorpresa o l'emozione di alcune scene. Però, per descrivervi al meglio e recensirvi il prodotto, devo naturalmente parlarvi delle scene in sé. Questo corto è un tributo, un omaggio sincero alla serie che amiamo e che per molti di noi rappresenta l'apice delle storie di formazione. Forse non è tecnicamente perfetto, la grafica è essenziale, a tratti molto 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 semplificata, ma è proprio questa scelta stilistica a renderlo così dannatamente efficace. Dimenticatevi gli effetti speciali in CGI e le animazioni inutilmente bombastiche che solitamente Toei ci ficca, perché qui l'obiettivo è commuovere lo spettatore, fargli provare emozioni genuine, e in questo ci riesce alla perfezione. L'animazione, pur risultando apparentemente semplice, è fluida e piacevole, i movimenti sono quasi irreali, come se i personaggi fluttuassero nello spazio, ma allo stesso tempo trasmettono una sensazione di leggerezza e di libertà. Colori vivaci e brillanti vanno a creare questa atmosfera magica e incantata. E c'è anche un uso sapiente delle tonalità che passano da colori accesi a sfumature più tenue. Tutti escamotage e scelte stilistiche a livello proprio di direzione artistica che servono a riflettere le emozioni dei personaggi e che contribuiscono chiaramente a rendere ogni scena unica e memorabile. C'è un colore dominante in ogni scena e mi raccomando, per ogni scena che osservate cercate quel colore dominante specifico perché diventa proprio un elemento chiave della narrazione, sottolinea i momenti più importanti e più intensi e comunica molti messaggi la colorazione in questo special. Special che si rivela essere un'esperienza cinematografica condensata in pochi minuti perché è capace di farci vivere una ampia gamma di emozioni. L'alternarsi rapido tra momenti di intensazione e istanti di quiete crea questo ritmo incalzante che coinvolge tantissimo lo spettatore fin dalle primissime scene. Il mondo di One Piece sembra proprio esplodere in una miriade di colori e di movimenti, catturando l'attenzione e trascinandoci in un vortice di avventure. Quello che rende questo speciale davvero unico è comunque la sua struttura narrativa innovativa per One Piece. Noi siamo abituati a seguire le vicende dei protagonisti dalla loro prospettiva. In questa occasione invece veniamo catapultati in un punto di vista del tutto inedito, quello delle persone comuni che abitano il mondo di One Piece. È come se il punto di osservazione fosse documentaristico, portandoci a osservare Luffy e i suoi compagni attraverso quelli che sono gli occhi di chi ha assistito alle loro imprese da lontano, ma da molto lontano. In questo modo la ciurma diventa una concreta leggenda vivente, un mito narrato e tramandato di generazione in generazione. La battaglia di Marineford, un evento fondamentale nella macro saga di One Piece, viene qui rivisitata sotto una nuovissima luce. Vedere la guerra attraverso gli occhi di chi ha cercato di sopravvivere in mezzo al caos ci permette di apprezzare ancora di più l'impatto che gli eventi hanno avuto sul mondo. Ci rendiamo conto di come ogni azione di Luffy, ogni colpo sferrato, abbia innescato una catena di eventi in grado di cambiare il destino di molte persone, ma non di quelli che sono per noi i protagonisti attivi, letteralmente delle persone sullo sfondo. La disperazione di chi si è trovato a vivere quella che è la tragedia di Marineford contrasta con l'eroismo dei combattenti, offrendoci una visione più completa e anche complessa poi della storia. È vero, siamo abituati a seguire le vicende dei protagonisti principali, dei pirati più famosi e dei marine più potenti, ma questo special ci ricorda che dietro le grandi vicende ci sono in realtà migliaia di soldati, migliaia di semplici individui che combattono per ideali o per dovere e che spesso finiscono per sacrificare anche la propria vita. La scelta di focalizzarsi su questi personaggi minori per me è geniale.
ci permette di empatizzare con loro, di capire le loro paure, le loro speranze, le loro motivazioni. Questo special ci mostra che anche una vita anonima ha un valore e che ogni singola morte durante la guerra rappresenta una tragedia. Questo nuovissimo punto di vista arricchisce la nostra comprensione della storia, perché non si tratta più solo di una battaglia tra grandi figure carismatiche, ma diventa un conflitto che coinvolge migliaia di persone esattamente come noi. Ci fa riflettere sulle conseguenze delle guerre, sul dolore che provocano, sul fatto che spesso sono i più deboli a pagare il prezzo più alto. Inoltre, questa scelta narrativa dona all'episodio un'autenticità straordinaria. Ci allontana dagli stereotipi dei grandi eroi e dei grandi cattivi, ci mostra che la storia è fatta anche di piccole azioni, di scelte individuali e di destini incrociati. Parlando proprio della trama, un po' più nello specifico, lo special di One Piece ci regala una storia intensa e toccante, incentrata su una giovane ragazza che ammira profondamente Nami. Questa ragazzina, che tra l'altro non ha nemmeno un nome perché non è rilevante ai fini della storia, trova in Nami un modello cui ispirarsi non solo per la sua bellezza o la sua appartenenza alla ciurma di un pirata molto famoso come Luffy, ma inizia a idolatrarla per la sua intelligenza, per la sua tenacia, per il suo coraggio. Nami rappresenta una figura femminile forte e indipendente, capace di affrontare il mondo dei pirati con la sua mente acuta e la determinazione. E la ragazza protagonista, vedendo in Nami queste qualità, scopre un nuovo modo di interpretare il successo. Capisce a quel punto che non è necessario essere il più forte o il più potente per raggiungere i propri obiettivi, per affermarsi nel mondo, ma che l'intelligenza, la tenacia e la fiducia in se stessi sono altrettanto importanti. Questo messaggio è particolarmente significativo in un contesto in cui spesso si esalta la forza fisica e il potere come unici strumenti per trionfare, perché alla fin fine One Piece si risolve sempre a livello di conflitti con le mazzate ignoranti. La ragazzina invece trova in Nami l'esempio di una donna che, pur essendo minuta e apparentemente fragile, è tranquillamente in grado di farsi valere e di raggiungere i propri sogni. Che potenza comunicativa! La stanza della ragazzina, con i poster di Mugiwara, in particolare di Nami, lì in primissimo piano, diventa un riflesso del suo mondo interiore. Ogni dettaglio dei vestiti che indossa, i capelli come se li pettina, è tutto un omaggio alla sua eroina. Per questo poi questo special si chiama Fan Letter, perché ruota tutto intorno a lei che scrive una lettera di ammirazione per Nami. Ma in realtà lo stesso corto è un messaggio d'amore all'opera, fatto chiaramente da chi ci ha lavorato. È bellissimo questo gioco, c'è una sovrastruttura veramente impeccabile. Attraverso tutti i piccoli gesti che la ragazzina, la nostra protagonista, esprime, riesce a trasmettere la sua ammirazione e la sua voglia di emulare poi il personaggio di Nami, con tutto ciò che ne comporta, in un percorso di crescita veramente toccante. L'umorismo poi, sapientemente dosato, permea molte scene e regala momenti di puro divertimento. Esempio veramente eclatante che a me ha ucciso è la sequenza ambientata in un pub, dove un gruppo di marine nel post-timeskip si ritrova a dibattere animatamente sulla supremazia dei più grandi spadaccini. Guardate, è letteralmente assistere a una discussione tra fan in qualche gruppo Telegram dove sono tutti fanboy del cavolo, dove ognuno difende con veemenza le proprie convinzioni su chi sia più forte tra Mihawk, tra Zoro, Barba Bianca perché ha la naginata. È, guardate, divertentissimo. Loro siamo noi. Bellissimo. L'ironia della situazione poi raggiunge l'apice quando scopriamo che Zoro, appena tornato alle Sabaody dopo il salto temporale, è nascosto lì in quel pub tra il pubblico e ascolta attentamente la conversazione. E la sua espressione, che passa dall'iniziale curiosità alla rabbia crescente perché stanno dicendo che in realtà è uno sfigato, è un'istantanea perfetta di quella che è la personalità di Zoro. È un guerriero orgoglioso che non tollera di essere sottovalutato. Quindi, quando i marini iniziano a mettere in dubbio le sue abilità, ecco che Marimo non riesce più a trattenere la sua ira e abbandona il locale in preda alla rabbia. E lì io, morto da ridere, chiaramente. La scena successiva in quel pub vede tra l'altro l'arrivo di Sanji, che si chiede perché i marini stiano parlando di Zoro e non di lui. Quindi gli chiede perché non parlano di Gamba Nera. La risposta dei marini, che sottolineano la differenza tra le loro taglie, innesca a quel punto una nuova discussione con Sanji, che si offende per il paragone. E io, di nuovo, morto da ridere una seconda volta, perché giustamente Zoro è forte di Sanji. Un saluto ai sangisti. Questi scambi di battute apparentemente frivoli e che strizzano molto l'occhio al fandom di One Piece sono in realtà un omaggio all'amicizia e alla rivalità che lega questi due membri della ciurma protagonista. E sono messi lì come smorzante. Ti uccidono da ridere, ma comunque sono molto profondi nel loro esprimere emozioni e caratterizzazione di personaggi.
Ciò che rende questo speciale animato una sequenza specialissima di scene, scusate la ripetizione, è proprio la presenza di questi piccoli easter egg che, pur facendo ridere, ci ricordano al tempo stesso l'evoluzione della storia. Il fatto che Zoro e Sanji siano tornati alle Sabaudi e stiano per intraprendere il viaggio verso un nuovo mondo è un chiaro segnale che l'avventura sta per entrare in una nuova fase, che ha appena finito il salto temporale, ha appena finito il tempo dell'allenamento, si stanno rincontrando dopo 2 anni. Questi riferimenti alla trama principale creano un bellissimo ponte tra il passato e il presente, coinvolgendo lo spettatore in modo profondo ed emozionante. E giustamente, in questi 25 minuti di corto, non c'era tempo di rispiegare ogni dettaglio della trama di tutto One Piece o dei rapporti tra tutti i personaggi. E proprio per questo gli autori scelgono sapientemente quali aneddoti citare e inserire, quali eventi rievocare nei ricordi dello spettatore. Mentre sei lì che ti guardi l'episodio, la tua mente ricostruisce le scene clou del manga che in questo episodio non sono raccontate perché il focus è un altro. Ma tu, in quanto spettatore, ti completi il quadro che stai vedendo. Badate bene, non è casuale, è voluto. Di necessità virtù, si dice, col poco minutaggio hanno lavorato in maniera dura e pura con la sceneggiatura, elevando l'intero prodotto grazie alla sceneggiatura. Questi 25 minuti in realtà ti donano il trasporto di un film a tutti gli effetti. A momenti emotivi, momenti esilaranti, al climax, al conflitto, a tutto, davvero, dosato perfettamente. Io sono spettinato e vi sto facendo questo video in queste condizioni pietose perché come l'ho finito mi sono fatto la scaletta e ho detto ne dobbiamo parlare, è la vita, recuperatevelo mannaggia, è bellissimo. Lo special dimostra ancora una volta la maestria del mondo creato da Oda di bilanciare momenti di leggerezza e riflessioni profonde. In particolare il monologo della protagonista rappresenta un culmine emotivo, tocca temi universali come il potere, le ingiustizie, la speranza. La protagonista, confrontandosi con le difficoltà del mondo che la circonda, esprime un senso di impotenza che molti di noi hanno provato nella propria vita. Tuttavia, questa sua determinazione non viene meno, perché ispirata da figure come Nami, riafferma la sua volontà di lottare per il suo futuro migliore. Questo passaggio è un chiarissimo esempio di come One Piece, pur essendo un manga d'avventura, riesca a trattare temi complessi con una semplicità e un'immediatezza che colpiscono veramente nel segno. E le potenzialità narrative di questo mondo creato da Oda sono assurdamente infinite, questo special lo dimostra, perché è letteralmente uno spin-off e una storia parallela, ma è veramente collegata alla trama e addirittura un tassello fondamentale della trama dei protagonisti. E i protagonisti nemmeno lo sanno questo. Il messaggio che emerge da questo episodio è potente e universale. Anche le azioni più piccole possono avere un impatto significativo sul mondo. La protagonista ci ricorda insomma che ognuno di noi ha il potere di fare la differenza e che la speranza è un sentimento fondamentale per affrontare le sfide della vita. In un mondo spesso dominato dalla negatività, questo tipo di storie ci offrono un raggio di luce, un motivo per continuare a credere in un futuro migliore. E forse è proprio questo il motivo per cui One Piece ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Perché ha questa capacità di farci sentire meno soli, di ispirarci a diventare la versione migliore di noi stessi. L'episodio speciale di One Piece, pur nella sua apparente semplicità e nel suo tono giocoso, racchiude un messaggio veramente profondo. È una storia che, pur essendo pensata per un pubblico giovane, riesce a catturare anche l'attenzione degli adulti trasmettendo un'emozione genuina, che ti trasporta, ti dà un insegnamento prezioso. In particolare mi ha davvero colpito profondamente il ruolo che viene attribuito a un gesto apparentemente insignificante come quello di questa bambina che desidera semplicemente incontrare il proprio idolo. Questo piccolo atto, quella piccola lettera, mosso però no, da un sentimento puro e spontaneo, innesca una catena di eventi che avrà ripercussioni su scala globale. L'effetto domino che parte è veramente assurdo. Da bambina, con la sua ingenuità e la sua determinazione, diventa così un catalizzatore di cambiamenti epocali. Il suo gesto, in apparenza innocuo, mette in difficoltà la marina e, di conseguenza, innesca quella serie di eventi che permettono ai Mugiwara di proseguire il loro viaggio verso il nuovo mondo. E se non c'era la bambina, non salvavano Fishman Island, non salvavano Zou, non salvavano Dressrosa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto grazie a un piccolo gesto di una fan di Nami.
Di nuovo, è un chiaro esempio di come anche le azioni più piccole possono avere conseguenze inaspettate e di grande portata. Inoltre, l'episodio comunque sottolinea anche l'importanza del destino e del caso nella vita, che è un tema ricorrente in One Piece, e in questo caso viene evidenziato come eventi apparentemente casuali possono appunto incrociare i destini dei personaggi e plasmare il loro futuro. Il Marine non avrebbe salvato il fratello se non era per le azioni di Luffy, un suo nemico tra l'altro, e così via per tutti gli altri personaggi che vediamo. Questo episodio speciale ci ricorda quindi che il mondo è governato da una delicata rete di connessioni e che ogni nostro gesto, anche veramente il più insignificante, può influenzare tantissimo il corso degli eventi nelle vite altrui. È un invito a non sottovalutare il potere delle nostre azioni e a credere anche di più che i piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Quanto sono smielato oggi, quanto non sono emotivo. È colpa del corto animato, è bellissimo. Arrivati a questo punto del video, fatemi sapere se l'avete visto, se non l'avete visto, mannaggia, davvero recuperatevelo, ditemi cosa ne pensate dopo averlo visto, fatemi sapere la vostra, ditemi quanto avete pianto, da 1 a troppo, che fa mai, adesso io ripiango di nuovo. Ciò detto, fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo video.